Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Vi siete per caso mai chiesti quali siano i più forti giocatori di FIFA 16 che però hanno un overall molto basso? Che dite? Non ve lo siete mai chiesto? Ma come ragazzi? Non avete mai fatto una carriera con le squadre, non so, di serie D inglese o serie C e quindi cercare quei campioni che comunque, anche se hanno un overall basso, quindi costano poco, sono comunque fortissimi? Beh ragazzi, io grazie ad alcune carriere che ho fatto sia in privato che insieme a voi sono riuscito a scoprire almeno 5 di questi campioni che però hanno un overall molto molto basso, però riuscendo magari ad utilizzarli molto bene si sono dimostrati essere davvero forti. E il primo giocatore di cui voglio parlare adesso è Mohamed Elionussi, ragazzi, attaccante esterno sinistro norvegese classe 94 che ha 4-5 stelline di skill, per cui noi l'abbiamo soprannominato nella carriera con Newcastle il Cristiano Ronaldo dei poveri, possiamo dire che Cristiano Ronaldo norvegese, perché è davvero eccezionale come skill. Se siete capaci di utilizzare le skill ovviamente in FIFA è il giocatore giusto per voi, perché lo pagherete pochissimo ed è davvero eccezionale a questo livello. Segna anche spesso, se lo sapete utilizzare bene ovviamente riesce a segnare molto bene perché è un bel tiro a giro. Non è ovviamente un grandissimo calciatore a livello di potenza, non riesce a calciare tiri di potenza, ma riesce a tirare tiri molto precisi. È sicuramente un grandissimo esterno di fascia che corre moltissimo e utilizza tantissimo le skill. Nella realtà ragazzi si è appena accasato al Basilea dopo aver segnato ben 30 gol in 2 stagioni con il Mold, per cui ragazzi è un giocatore che anche nella realtà segna tantissimo. L'unico problema è che non cresce più di tanto, almeno io in 2 carriere almeno che gli ho fatto fare non sono riuscito assolutamente a farlo crescere più di 71-72 di overall. È un overall basso che però rende davvero tanto ragazzi, ve l'ho detto. E nelle immagini che vedrete da adesso in avanti ragazzi, comunque io ho utilizzato una difficoltà principiante, cioè non è che pensate che ci siano dei bambolotti là davanti, è che ho utilizzato la difficoltà principiante per poter riuscire a fare delle skill, delle cose che altrimenti in difficoltà leggenda non riuscirei assolutamente a fare. Veniamo ora al secondo giocatore, si tratta di un difensore che conosciamo molto bene anche lui se avete seguito la carriera con Newcastle. Stiamo parlando di Bones Ngala, classe 89, difensore centrale veramente enorme, è 1,90 per 95 kg, davvero una bestia. Sa fare qualsiasi cosa lì in difesa perché riesce a bloccare qualsiasi attacco avversario, è appunto enorme, riesce a sfruttare la sua possente massa, ha un overall bassissimo, un overall di 58, cresce abbastanza perché alcuni di voi mi avete detto che riesce addirittura a salire fino all'80 se utilizzato in maniera buona. Io non sono riuscito a utilizzarlo in quel modo, però è davvero eccezionale, riesce a contrastare abilmente gli avversari e, sfruttando la sua fisicità e anche di testa, è eccezionale. Io vi ringrazio davvero tanto per avermelo consigliato, perché non pensavo che un giocatore che giocasse in League 2, quindi la serie D inglese, potesse essere talmente devastante. Poi con un overall di 58 è eccezionale ragazzi, overall basso ma davvero devastante. Ed ora veniamo ragazzi a un attaccante devastante, stiamo parlando di Adebayo Akinfeva, spero che si dica così, attaccante del Wimbledon che si è appena casato nella realtà al Wycombe, un attaccante che ha sempre giocato nella League 2 comunque inglese, però ragazzi fidatevi, è un mostro, è un carro armato, è 1,80 per 101 kg, è un bodybuilder, si vede anche se vedete nella realtà le sue fotografie o i suoi video, ma anche come l'hanno trasposto qui su FIFA, perché fa davvero tanto ridere, perché è veramente grossissimo con la testa piccola, fa davvero tanto ridere, però è devastante ragazzi, riesce a fare, è sempre sua, di petto è sempre sua, riesce a colpire benissimo di testa, destro e sinistro per lui non fanno differenza perché tira delle lecche assurde, le lecche sarebbero dei tiri forti, ecco, dalle mie parti, è davvero eccezionale. E tra l'altro nella realtà, se vi ricordate, entrò alla ribalta perché in campo internazionale, perché durante un amichevole contro il Chelsea riuscì a segnare addirittura al Chelsea di José Mourinho e quindi lo vide come protagonista assoluto e appunto faceva talmente tanto ridere che tutti quanti poi da lì in poi l'hanno riconosciuto, ecco, perché stiamo parlando di un giocatore che gioca in Lega 2 inglese, cioè la Serie D, però è diventato poi talmente tanto risonante perché Akinfeva era il bodybuilder che gioca a calcio. Ragazzi, eccezionale, compratevelo assolutamente perché fa tanto tanto ridere.
e segna tanto. Sebbene, ragazzi, abbia un overall molto basso, ma fidatevi di me, è eccezionale. E per il quarto nome, ragazzi, ci dobbiamo trasferire in MLS, precisamente in Canada, con il Montreal Impact. Ragazzi, non stiamo parlando di Didier Drogba assolutamente, ma di Dominic Oduro, attaccante ghanese, velocissimo, ragazzi, è davvero eccezionale, uno dei più veloci del gioco. Ha un overall di 63, come vedete, perché lui più che altro è vecchio, è un 85, però ragazzi è devastante, è velocissimo. Potete utilizzarlo sia come esterno d'attacco, sia come attaccante puro. Io l'ho utilizzato anche come esterno addirittura di centrocampo, appunto per sfruttare la sua velocità. Però sotto porta, fidatevi che è davvero in gamba. Riesce sempre a metterla dentro, c'ha una bella finalizzazione, non pensavo. Però si vede che essendo un giocatore d'esperienza si riesce di più a utilizzare in sottoporta, ecco, quindi riesce a sfruttare. Guardate qui che gol incredibile che gli ho fatto fare, non me l'aspettavo tra l'altro, un gol bellissimo davvero. Dominic Oduro, ragazzi, se state cercando un attaccante o un esterno o un centrocampista veloce di esperienza che costi comunque poco, dovete rivolgervi proprio a lui. Gioca appunto nel Montreal Impact, ragazzi, il Montreal Impact di Didier Drogba, e si trova in Canada, lo pagate pochissimo, io ve lo straconsiglio. E il quinto, ma non ultimo per importanza, anzi io nel mio cuore lo inserirò sicuramente tra i primi, perché l'abbiamo scoperto insieme, ragazzi, è stato bellissimo che l'abbiamo scoperto con la carriera allenatore col Napoli. Stiamo parlando del più grande attaccante cinese di tutta la storia, e cioè Bin Jinhao. Eh sì, ragazzi, proprio lui, Bin Jinhao. Chi segue la carriera allenatore con Napoli lo conosce perfettamente e sa che è un giocatore di 25 anni, si trova all'inizio di FIFA, di overall molto basso perché è un 65, cresce abbastanza, però comunque lo si trova gratuitamente, questa è la cosa positiva. È alto, grosso, possente e sotto porta è devastante. Ce lo ricordiamo benissimo, come vedete in queste immagini, della partita di Coppa Italia contro lo Spezia, dove l'ha risolta praticamente lui da solo. Eccezionale, davvero strepitoso. Adesso ultimamente sta segnando un pochino meno, ovviamente è colpa magari anche di chi lo usa, perché io ultimamente sto avendo dei problemi a utilizzarlo. Però ragazzi, fidatevi che se sapete utilizzarlo bene è eccezionale, è una punta devastante anche di testa ed è appunto grosso, grosso, quasi quanto a Kinfea, ed è però devastante. Un bomber cinese là davanti, chi l'avrebbe mai detto che l'avremmo scoperto, ed è proprio lui, Bin Jinhao. È davvero il top, il numero uno dei giocatori con overall basso, ma davvero fortissimi. Ovviamente ve lo straconsiglio anche lui. E con questo video un pochino più personale, ragazzi, un pochino più faigo, finisce qui il nostro video sui top 5 giocatori con un overall bassissimo, però davvero fortissimi, che io vi consiglio davvero di cuore se non l'avete già comprato. Ovviamente vi invito a lasciare un commento qui sotto scrivendo quali sono i calciatori che avete invece scoperto voi con un overall basso, però davvero fortissimi, che voi vi trovate davvero tanto ad utilizzare, ok? Lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Grazie mille per aver visto questo video. Adesso tiro una testata contro la telecamera. Ciao da Papyrus.